Quattro esponenti del clan Brunetto e Cinturino arrestati dai carabinieri di Taormina per estorsione, nel mirino due titolari di concessionarie. A Cisant'Antonio è avviato ieri il tentativo di conciliazione tra l'amministrazione Caruso e la polizia municipale. La villetta deve essere attenzionata. Da Cireale l'appello di Dario Astorina, presidente del comitato civico Rivivi Piazza Dante, che focalizza l'attenzione sullo spazio a verde. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter. Avete appena sentito i titoli, ma all'interno di questa edizione continueremo a parlare di cronaca. Oltre agli arresti a Taormina, un arresto anche ad Acicatena, dove i carabinieri hanno preso uno spacciatore che teneva in casa coca e soldi. Questa mattina invece Monsignor Antonino Raspanti, vescovo della diocesi di Acireale, nell'imminenza della Pasqua, ha formulato i suoi auguri per la comunità, invitando questa ad una riflessione. E poi ci sposteremo a Stazzo per seguire la festa del dono, dove l'associazione Aci Gaia questa mattina, come dicevamo, ha donato dei giochi ai bambini, un'iniziativa che ha coinvolto anche le famiglie. Ma andiamo alla prima notizia, ovvero l'arresto da parte dei carabinieri di Taormina di quattro esponenti del clan Brunetto e Cinturino. Questi sono stati arrestati con l'accusa di estorsione, in quanto nel mirino vi erano due titolari di concessionarie. Chiedevano il pizzo, ma al posto dei soldi pretendevano le auto. In manette sono finiti quattro esponenti dei clan Brunetto e Cinturino. A due titolari di concessionarie di Taormina imponevano la consegna di vetture, oltre che di soldi. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Taormina, che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, due di Fiumefreddo, una di Calatabiano, una di Paternò, accusati di estorsione in concorso con l'aggravante del metodo mafioso. L'indagine, denominata Good Easter, ha permesso di fare piena luce su una serie di estorsioni nei confronti dei due imprenditori taorminesi, ai quali veniva imposta la consegna di alcuni automezzi esposti in vendita che venivano pagati con assegni scoperti o addirittura da conti correnti già estinti. E quando l'imprenditore si rifiutava, giù ceffoni all'interno dello stesso esercizio commerciale. In manette sono finiti Francesco Faranda, 38 anni, di Fiumefreddo di Sicilia, ritenuto appartenente al clan Brunetto, al pari di Emanuele Blanco, 44 anni, anche lui di Fiumefreddo, e poi ancora Enzo Ferriero, 31 anni, di Paternò, e Carmelo Porto, 60 anni, di Calatabiano, ritenuto elemento apicale del clan mafioso Cinturino. Tutti gli arrestati sono stati trasferiti al carcere di Messina in regime di isolamento in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Determinante è stata la collaborazione dimostrata dagli imprenditori, che con la loro collaborazione hanno permesso agli inquirenti di stroncare sul nascere il fenomeno. È un arresto anche ad Acicatena, dove un uomo è stato infatti arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno pedinato sin da Catania prima di intervenire, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Pedinato da Catania fino ad Acicatena, un'altra azione antidroga per i carabinieri della compagnia di Catania a Piazza Dante, che hanno arrestato nella flagranza il 46enne catanese Giovanni Rando, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte gli uomini del nucleo operativo a bordo di un'auto con targhe di copertura, percorrendo il lungomare del capoluogo etneo, hanno incrociato una lancia Y condotta dall'uomo. Le circostanze di luogo e di tempo, sospettendoli, ha indotto i militari a seguirlo discretamente fin sotto casa ad Acicatena, luogo in cui, appena sceso dall'auto, è stato bloccato. I carabinieri, accompagnati dal reo, hanno avuto accesso all'abitazione, laddove previa perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 200 grammi di cocaina, ancora da tagliare e dosare, valore al dettaglio vicino ai 20.000 euro, 2.000 euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente. L'arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.
Personale della Direzione Investigativa Antimafia di Messina e del Centro Operativo DIA di Catania ha eseguito stamane misure cautelari che prevedono la sospensione dalla professione nei confronti di 12 tra dirigenti e dipendenti del CAS, il Consorzio per le Autostrade Siciliane. Le indagini, che sono durate circa 2 anni, hanno fatto luce sulla gestione amministrativa del suddetto consorzio. 12, come detto, le misure interdittive disposte dal GIP del Tribunale di Messina a carico di dirigenti e funzionari, coinvolto anche un sindaco di un comune della fascia tirrenica del Messinese, una 50ina in totale gli indagati. Le accuse sono di truffa e peculato. L'inchiesta è coordinata dal magistrato Sebastiano Ardita e rappresenta lo sviluppo della prima operazione della DIA contro il sistema di spartizione degli appalti del CAS, basato su scambi e favori tra imprenditori e dirigenti. Alcuni avevano ottenuto anche la ristrutturazione della propria abitazione in cambio di affidamenti diretti e gare truccate. I soldi dei lavori di messa in sicurezza, secondo quanto ha documentato la DIA, finivano dritti nelle tasche di alcuni dirigenti infedeli che senza alcun progetto incassavano premi e benefit. E con questo chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale e riprendiamo tra poco con le altre notizie. Belle Époque, il piacere della tavola. Cosa vi diamo di più? Dunque, oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza. Come la volete, tutti i gusti. La nostra specialità è lo stocco alla messinese o ad insalata. Belle Époque. Eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere. Ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo. Parco giochi per bambini. Parcheggio interno. Per il resto, basta provarlo. Belle Époque. Via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per Macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Two is better, 2 è meglio. Fino al prossimo 16 maggio da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale c'è una straordinaria promozione. Acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso avrai, con soli 5 euro, le stesse lenti graduate per un occhiale da sole e da vista. Two is better, 2 è meglio. È straordinario ed è semplicissimo. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, finalmente le potrai avere anche per un tuo occhiale da sole e da vista con soli 5 euro. Vieni a vedere da Marchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18A e B. Promozione valida fino al 14 maggio 2017. Regolamento interno al punto vendita. Più di 20 anni di esperienza fanno del tortellificio al mulino il punto di riferimento per la produzione di pasta fresca con oltre 100 articoli. Ed oggi più che mai la qualità al mulino si fonde con la convenienza. Tortellini e ravioli a 5,99 euro, gnocchi, strozzapreti, orecchiette e tagliatelle a 3,49 euro, maccheroni a 2,49 euro, maccheroni al ferretto a 4,99 euro, lasagne e cannelloni pronti da cucinare a soli 2,99 euro a porzione. Il tortellificio al mulino si trova ad Acireale in via Santissimo Crocifisso 42. Telefono 095 763 3428. Si effettuano forniture per gastronomie, ristoranti, alberghi e comunità. Per la rivoluzione basta un centesimo. Ad Acireale arriva il centesimo, il supermercato dove le offerte sono su tutto e per sempre. L'11 aprile vieni alla grande festa di inaugurazione in via Mandorle 24. Ad Acireale apre il centesimo, il supermercato rivoluzionario. E per te un buono da 10 euro. Seconda parte di TG Reporter, proseguiamo con le notizie spostandoci ad ACI Sant'Antonio, dove è stato avviato ieri il tentativo di riconciliazione tra la Polizia Municipale e l'amministrazione comunale. Il tutto davanti al prefetto, al viceprefetto di Catania, Fichera. Si confida in un'azione di reintegro dei due agenti sospesi e in una concertazione sulle altre problematiche che ne hanno causato lo stato di agitazione. C'è momentaneamente tregua al comando dei vigili urbani di ACI Sant'Antonio, ma la battaglia per il riconoscimento dei diritti sul lavoro è ancora aperta.
Proprio ieri è stato avviato un tavolo conciliativo nella sede della Prefettura di Catania, in cui il viceprefetto, dottor Domenico Fichera, incaricato direttamente dal prefetto, dottoressa Silvana Riccio, ha cercato di dirimere la controversia nata tra gli agenti della Polizia Municipale assistiti dal SILPOL, Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale, e l'amministrazione comunale accusata di reiterate inadempienze. Tutte affrontate le tematiche che hanno portato ad un vero e proprio stato di agitazione. La prima è stata senz'altro quella relativa agli agenti precari La Spina e Magrì, che con una delibera di giunta dello scorso 30 marzo si sono visti sospesi dall'incarico. Esaminata la vicenda, anche il viceprefetto è convenuto con il sostenere che la decisione dell'amministrazione comunale sia stata imposta dalla rigida normativa ministeriale in merito e non da una volontà tirannica. Pertanto ha assicurato ad entrambe le parti di chiedere al prefetto di intercedere presso il Ministero dell'Interno e presso l'assessorato regionale alla famiglia affinché i due vigili sospesi possano essere reintegrati. Su questo argomento il sindaco Santo Caruso ha dichiarato di essersi sempre battuto affinché questo momento non arrivasse mai, ma il Ministero dell'Interno lo scorso giugno ha espressamente non approvato l'assunzione delle due unità di personale. Nonostante ciò, ha detto il primo cittadino, abbiamo presentato un ricorso straordinario al capo dello Stato contro il Ministero dell'Interno, perché in gioco non c'era solo l'indebolimento di un servizio importante per la cittadinanza, ma anche e soprattutto il lavoro di due persone in carne ed ossa, ha proseguito. Ma il 15 marzo abbiamo saputo che il nostro ricorso era stato respinto con tanto di firma del presidente Sergio Mattarella e lì non abbiamo potuto far altro che avviare le procedure di sospensione dei due agenti. Sul tema precariato si discuterà anche domani in un'assemblea che si terrà a mezzogiorno nei locali comunali. Ma se è vero che questo argomento è stato abbondantemente discusso, nessuna risposta è giunta invece in merito all'organizzazione del piano di lavoro e sul fatto che manchi ogni tipo di concertazione sui turni di servizio del personale e conseguentemente sui piani di ferie e riposi. Anche il problema dei mancati pagamenti è stato trattato, a dire di Nello Russo, segretario nazionale del SILPOL, in maniera troppo superficiale. L'amministrazione ci ha detto che le indennità contrattuali, a partire dal lontano 2013, non sono state ancora pagate perché si è in una situazione di dissesto e non c'è liquidità. Una risposta che però non basta, ha dichiarato Russo. Noi chiediamo di stilare un cronoprogramma per il riconoscimento delle spettanze insolute e pretendiamo che venga rispettato il decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nel luogo di lavoro. A tal proposito, ha detto ancora il segretario del sindacato, ci è stato assicurato che sia già stato individuato un medico competente e che il comando della Polizia Municipale sarà trasferito in locali adeguati. Il confronto è stato cordiale ma acceso, ha concluso Nello Russo. A mio avviso ci sono state delle prese di posizioni preconcette. Tuttavia confidiamo nel segnale di disponibilità che abbiamo recepito e che proviene da entrambe le parti. Di fatto, quello di ieri è stato soltanto il primo passo nel tentativo di ripristinare una situazione di tensione, ma è evidente che ci sia ancora molto da fare. Il tavolo conciliativo resta ancora aperto, ma da ora in poi non più in sede prefettizia, ma in sede comunale. Il SILPOL e l'amministrazione si rincontreranno subito dopo Pasqua per avviare una forma di conciliazione in buona pace per tutti, nella speranza che non ci si debba ritrovare di nuovo davanti al prefetto o, peggio, davanti ad un giudice del lavoro. Torniamo a parlare, cambiando pertanto argomento, di Piazza Santa Chiara ad Acireale, perché come si ricorderà dopo gli interventi nei giorni scorsi volti a riqualificare l'area verde, avevamo registrato le perplessità della garante per le persone con disabilità Palmina Fraschille, del consigliere comunale Riccardo Castro, consigliere delegato all'abbattimento delle barriere architettoniche, che lamentavano come la piazza risultasse inaccessibile per i disabili in diversi punti. Dove sono? La domanda che polemicamente si ponevano la garante e il consigliere, gli interventi per abbattere le barriere architettoniche, il sollecito a quanto pare è andato a buon fine. Oggi infatti la garante e il consigliere Riccardo Castro condividono con tutta la comunità acese la notizia dell'inizio dei lavori, come ci mostrano, stiamo vedendo le immagini, per la realizzazione di una scivola lato via Felice Paradiso per rendere accessibile e fruibile a tutti Piazza Santa Chiara. E puntiamo adesso l'attenzione su un'altra piazza da Cireale, ovvero Piazza Dante. Servono dei lavori su questa area, quanto ha voluto sottolineare il presidente del comitato civico Rivivi a Cireale, Dario Astorina. Ma sentiamo di più nel servizio.
Una delle piazze più frequentate di Acireale è senz'altro Piazza Dante, vista la sua posizione in prossimità di diversi istituti scolastici. A prima vista questa piazza è un vero tripudio di vita e di buon umore, sono infatti tantissimi gli adolescenti che la frequentano con le loro risate e la loro spensieratezza. Ma purtroppo su questa piazza tanto vissuta insistono delle criticità che sono state segnalate dal Comitato Civico Rivivi Piazza Dante, rappresentato oggi dal presidente Dario Astorina. Parliamo della siepe che dovrebbe servire da barriera per la piazza, che è quasi scomparsa, per non parlare dell'impianto di irrigazione che non funziona, cosa molto importante visto che ci avviciniamo all'estate. Ancora abbiamo una parte della piazza dove esiste la vecchia pavimentazione, la potatura degli alberi che da anni ci viene promesso, addirittura era stato annunciato che c'erano i soldi da amministratori e consiglieri, era stato annunciato che c'erano i soldi stanziati per la potatura di questi alberi, cosa che non è stata fatta. Al verde che non viene curato, sono 5 mesi che non viene un giardiniere in questa piazza, che se non era per noi che ogni tanto ci sporcavamo le mani, questa era una foresta invece di una piazza. È la cosa che mi fa rabbia, abbiamo la presenza di molti ragazzi che non tutti hanno il giusto grado di senso civico, entrano con i motorini e fanno anche dei danni ai giochi per bambini, ad esempio alle panchine, e non vediamo mai la presenza di un vigile urbano che possa richiamare questi ragazzi a rispetto del bene pubblico. Per quanto riguarda la questione dei motoveicoli che circolano costantemente sulla piazza, dal signor Astorina arriva una proposta all'amministrazione comunale. Si potrebbero realizzare degli stalli nella zona stradale circostante, così che i ragazzi abbiano l'opportunità di parcheggiare liberamente e legittimamente i loro motorini senza rischiare di nuocere a nessuno. È evidente che Piazza Dante sia davvero a cuore al comitato in questione. 2 anni fa, infatti, è stato anche presentato un progetto all'interno del bilancio partecipato, che però non è stato accolto. Qualche anno fa ho presentato un piccolo progetto che avrebbe migliorato alcune di queste criticità, e dopo le prime rassicurazioni che il mio progetto era stato accolto, ad oggi non è stato fatto niente. Vuol dire che evidentemente non è stato accolto il mio progetto. Ci fermiamo ancora per dare spazio alle aziende dopo la pubblicità e riprendiamo con la terza parte del nostro telegiornale. Apre al pubblico domani, nel cuore del centro storico di Acireale in Piazza Garibaldi, il nuovo bistro-ristorante La Famiglia Espedito. Il bistro esiste, è sinonimo di cibo veloce, economico, però noi abbiamo aggiunto un attimo quello che è la tradizione nostra. Stando un pochino in giro, abbiamo coniugato, diciamo, quello che è l'esterofilia gastronomica con quella che è la tradizione siciliana, tradizione acese. Ci teniamo quindi a fare un qualcosa di tradizionale tra le righe. Contiamo molto sul fattore prezzo, siamo molto contemporanei con la crisi, diciamo, che c'è, chiamiamola crisi. L'esigenza del cibo, diciamo, la vogliamo mettere a buon mercato. Sale elegantissime, musica e il piacere dello stare assieme. Al bistro o al bar, l'importante è esserci. Abbiamo creato un posto nel cuore di Acireale e ci sono delle sinergie interne, i miei soci, i miei partner. C'è Vincenzo Guerini, uno sportivo, che dice: ma che c'entra lo sport? Lo sport c'entra perché non vogliamo escludere nessuno, quindi è un posto ricreativo dove si può parlare di calcio, dove si parla di musica. È il posto dove venire a passare delle ore, perché c'è un corner dedicato al bar, ai taglieri, quindi salumi, formaggi. Non si deve venire necessariamente per sedersi a tavola e mangiare, si può venire a scambiare 4 chiacchiere con gli amici a costi giusti. E poi fra poco apriremo il bar e la pizzeria, che sarà servita anche sulla piazza Garibaldi. Io ho fatto calcio tutta la vita, anche a livelli alti. Ho deciso di finire il mio percorso dopo tanti anni e l'amico Claudio mi ha coinvolto in questo progetto, che mi ha veramente entusiasmato, perché è un progetto, come ha detto lui, economico, però di qualità, dove
cerchiamo di motivare, di fare un po' di movimento per la Cireale. Io mi sono stabilito qui dopo tanti anni di girovagare. Vorremmo proprio utilizzare questi spazi anche per parlare di sport. Chi ha voglia fare quattro chiacchiere proprio al bar, del più del meno, io mi metto a disposizione. E mi ha convinto molto e siamo convinti che daremo una mano anche da Cireale a movimentare un po'. Devi comprare un regalo e non vuoi il solito candelabro? A 028! Non stiamo dando i numeri, ma un buon consiglio per chi deve fare un regalo d'effetto. Per lui, per lei, ma anche per voi stessi. Complementi d'arredo per la casa, oggettistica particolare per la cucina, regali ricercati, belli e stravaganti. A 028! Non il solito! Vienici a trovare. Siamo in Corso Umberto, ad angolo con Via Mancini Fabio. Se un regalo è un regalo, sceglilo da noi. Visualizza il tuo obiettivo. Visualizza il tuo obiettivo. Ogni giorno pensi a come migliorarti. Quando hai deciso di iniziare il tuo viaggio, volevi superare ogni prova. Ma solo quando hai cambiato il modo di percepire il tuo mondo, le cose che credevi impossibili sono diventate possibili. Piscine Castiglioni. Le Olimpiadi a casa tua. Concessionario Michele Messina, Via del Santuario 4, a Cireale. Telefono 328 222 44 41. Fermata Spurigni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo. Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spurigni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spurigni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo Donatori Sangue a Cireale Fratres vi invita alla donazione. Mercoledì 19 aprile, presso la sede di via Paolo Vasta 180 a Cireale, dalle 8 alle 12. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare. Terza parte del nostro telegiornale. A pochi giorni dalla Pasqua, questa mattina, Monsignor Antonino Raspanti, vescovo della diocesi di Cireale, ha incontrato la stampa, un momento importante per riflettere su questo importante appuntamento per i fedeli. Ma sentiamo. Stamattina, a pochi giorni dalla Santa Pasqua, il vescovo di Acireale, Sua Eminenza, Monsignor Antonino Raspanti, ha incontrato la stampa, come da consuetudine, nei locali del Palazzo Vescovile, cogliendo l'occasione per ricordare e fare memoria dell'importanza della resurrezione di Gesù Cristo. Il tempo pasquale offre infatti un'occasione per riflettere sul dono della vita e sul sacrificio che ha fatto Gesù. Sua Eminenza ha voluto inoltre ricordare l'inizio del Triduo, che da domani accompagna e prepara i fedeli alla Santa Pasqua. Il Triduo Pasquale è veramente il momento culminante della fede cristiana, perché naturalmente Gesù lì dà la vita e risorge. Viene condannato ingiustamente, ma lui con grande amore si lascia prendere. Da quel momento noi siamo rinati veramente alla vita nuova, per noi c'è speranza, cioè il peccato, la morte, la violenza, l'odio, la distruzione, l'invidia e tutto ciò che giorno per giorno noi constatiamo attorno a noi. Gesù l'ha vinto, l'ha superato con la docilità, l'umiltà di un Dio che si fa fragile e debole per noi.
come sappiamo, con i riti che cominceranno domani sera con la messa dell'ultima cena cosiddetta, la lavanda dei piedi, e quindi il giorno dell'Eucaristia e dei sacerdoti, e poi venerdì con questa grande celebrazione della morte di Gesù e una via crucis cittadina che sarebbe la nostra processione, molto bella qui ad Acireale, ma anche in tutti i paesi della diocesi e della Sicilia. E poi con la notte della Pasqua, della risurrezione. Questi riti esprimono quello che è stato 2000 anni fa e quello che accade ancora oggi, perché non sono riti lontani da me. Che Gesù muore o che Gesù risorge coinvolge me adesso, perché la sua liberazione arriva a me adesso, nei miei problemi, nelle difficoltà. Tante volte ognuno di noi siamo avversati, percepiamo che tra noi uomini non siamo liberi, che i nostri legami non sono veramente come vorremmo che fossero, ma vanno a volte per conto loro. Ebbene, la sua morte, la sua risurrezione liberano, guariscono questi legami, li possono fare rinascere, si può ricominciare. Pensiamo a quanti papà, mamme, pensiamo a quanti giovani talvolta rischiano di avere bruciato per tempo la loro giovinezza. Pensiamo a quanti anziani rimangono soli e a partire dalla luce della Pasqua possono credere di nuovo nel prendere fiducia, speranza, nel sentire vicino che quel Dio è per loro, è morto per loro, e se è morto per loro non li abbandona, non li lascia soli, non se li è dimenticati Dio, tutte queste persone, tutti noi. È morto lì perché vuole essere ogni giorno accanto a noi. A Sazzo si è svolta la festa del dono all'interno dell'Istituto Comprensivo Rodari. A promuovere il tutto l'associazione culturale ACI Gaia, con l'apporto delle famiglie che per l'occasione hanno donato dei giochi che i volontari hanno rimesso a nuovo per donarli ai bambini. Una vera e propria festa tra i canti e i sorrisi dei bambini, loro i veri protagonisti della festa del dono che questa mattina si è tenuta a Stazzo presso la sede distaccata del terzo circolo didattico dell'Istituto Comprensivo Rodari di Acireale. Promotore dell'iniziativa, la prima a riguardo, l'associazione culturale ACI Gaia, donando ai bambini che frequentano l'istituto diversi giochi che possono essere utilizzati durante le ore di pausa. La peculiarità consiste nel fatto che a donarli sono state le famiglie coinvolte nel progetto, ringraziate dal presidente dell'associazione Paolo Monaco, insieme alle docenti e al dirigente scolastico che hanno sposato l'idea. È arrivata la primavera, quindi anche i bambini sentono l'esigenza di trascorrere del tempo fuori. Una componente del nostro direttivo, Rita Cunoci, ha raccolto l'invito e l'esigenza della scuola, ci siamo attivati affinché si potesse riciclare ciò che magari a casa è inutilizzato e poterlo donare alla scuola. Oggi la festa del dono è un passaggio importante, perché noi riteniamo che la festa del dono sia un momento bello per chi riceve il dono, ma oggi noi riceviamo dal sorriso di questi bambini, dalla giornata di festa, molto di più di quello che realmente stiamo donando. Ci auguriamo che queste iniziative continuino sul territorio e possano altre scuole aderire a questa tipologia di progettualità che, secondo me, con poco riesce anche a dare dei benefici alle strutture. ACI Gaia dal 2009 porta avanti progetti rivolti ai bambini, come le due bambinopoli a Santa Maria Ammalati, di cui una all'interno della scuola realizzata con materiali in plastica riciclata, ma anche con corsi come l'ultimo dal titolo Racconti di Donna. Un apporto notevole per la festa del dono è stato dato dalle famiglie, alcune delle quali presenti questa mattina. Un segno importante secondo il dirigente del plesso, Elisabetta Maggio. Oltre, diciamo, a rendere più accogliente la nostra scuola con il dono che ha fatto l'associazione, diciamo, realizziamo quello che è il nostro modello, ossia di comunità educante. Nel senso che la scuola si fa promotrice di un sistema educativo in cui tutti possono partecipare, anzi devono partecipare, quindi le associazioni del territorio, la parrocchia e soprattutto le famiglie. Infatti soprattutto qui a Stazzo registriamo una partecipazione vivissima da parte delle famiglie, forse anche per questo che c'è stato un notevole incremento degli iscritti ed è stato necessario anche chiedere un ampliamento degli spazi per poter accogliere l'attività didattica.
Novità in merito al pattinodromo comunale di Contrada Tupparello ad Acireale. Si attende ormai solo il decreto di finanziamento per la ristrutturazione e il completamento della struttura. L'assessore allo sport Giuseppe Sardo rende noto che è stato consegnato stamattina all'assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo l'aggiornamento del progetto esecutivo necessario per l'emissione del finanziamento. Il progetto prevede la realizzazione di una copertura adeguata all'impianto, la ristrutturazione degli spogliatoi per gli atleti e dei servizi igienici per il pubblico. L'intervento, che sarà finanziato per 1.015.000 euro, rientra nel patto per il Sud, che ricorda il sindaco Roberto Barbagallo prevede interventi ad Acireale per circa 10 milioni di euro, in primis la messa in sicurezza del torrente lavinaio Platani. Tornando al patrinodromo, ho consegnato personalmente la documentazione richiesta, ha osservato l'assessore Sardo. Il comune di Acireale oggi completa l'iter burocratico e adesso attendiamo fiduciosi l'arrivo del decreto. Stessa soddisfazione è stata espressa anche dal presidente regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici Massimiliano Trovato, che ha affermato: il traguardo sembra essere finalmente molto vicino, non ci resta che attendere con ansia l'arrivo del finanziamento. E adesso andiamo a dare un'occhiata invece alle previsioni meteo per la giornata di domani. Giornata all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, temperature stazionarie nei valori minimi 13 gradi, massime in leggero rialzo 20 gradi, venti deboli o moderati, mari poco mossi. E con questo si chiude TG Reporter, che potete seguire anche sulla nostra pagina Facebook e Tenespresso Channel -TG Reporter. L'appuntamento, come di consueto, ritorna domani alle 13.40. Grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento.